Negli ultimi 25 anni c'è stato un grande sviluppo nelle energie rinnovabili, soprattutto solare e eolico, che oggi costano sempre di meno. Negli anni 70 un watt di elettricità solare costava 78 dollari. Oggi costa 35 o 40 centesimi. Così aveva detto Jeremy Rifkin, economista di fama mondiale, al nostro Alessandro Macina solo un anno e mezzo fa, parlando di terza rivoluzione industriale. Oggi sole e vento sono più convenienti delle energie fossili. E ci sono paesi nel mondo che hanno già deciso di rinunciare per sempre alle energie fossili, come la Costa Rica. Abbiamo il dovere etico di essere di nuovo leader innovatori del mondo. Abbiamo davanti a noi la grande sfida, storica e bellissima, di abolire i combustibili fossili dalla nostra economia e dare spazio solo a energie pulite e rinnovabili. La decarbonizzazione è l'imperativo della nostra generazione. La Costa Rica, dopo aver abolito l'esercito e aver spostato quei soldi su istruzione, sanità e ambiente, oggi non solo è il paese che ha il record mondiale di energie rinnovabili, ma viaggia verso il traguardo di primo paese al mondo a zero emissioni. Usando il vento, l'idroelettrico, il geotermico e infine con gli impianti solari, soprattutto mini grid, mini reti locali diffusi in tutto il paese. Ad oggi abbiamo completato il 65% del nostro piano di decarbonizzazione e continuiamo a produrre il 100% della nostra elettricità con fonti rinnovabili. E poiché produciamo più energia rinnovabile di quella che consumiamo, oggi stiamo lavorando su come utilizzare questa elettricità in eccesso per la produzione di idrogeno verde, con cui cambiare anche il settore dei trasporti, che è il nostro tallone d'Achille, il settore in cui dobbiamo mettere più lavoro e più impegno. Ministra, è la Costa Rica che non ha l'esercito, che non ha spese militari. Come la vede la guerra in Europa? È molto difficile per ogni cittadino costaricano accettare la barbarie di ciò che sta accadendo in questo momento. Naturalmente, come paese abbiamo condannato apertamente l'invasione in Ucraina e continuiamo a chiedere il rispetto del diritto internazionale e del multilateralismo come strumento per garantire la pace e per poter affrontare le grandi sfide che l'umanità sta vivendo, soprattutto quella ambientale. E ci aspetteremmo che l'Europa, il cuore di quel grande progetto del Green New Deal, abbia la coerenza di fare proprio in questo momento un salto, un'accelerazione decisiva verso le rinnovabili. Il gas naturale è un combustibile fossile ed è il momento di rompere questa dipendenza. L'Europa ha tutto per farlo, ha la tecnologia, le risorse naturali. In un paese così piccolo come il nostro, nel mezzo dell'America centrale, stiamo discutendo e approvando proprio ora una legge per vietare per sempre l'esplorazione e lo sfruttamento sul nostro territorio di petrolio e gas. È una questione di pace, di democrazia ed è un elemento geopolitico molto importante, perché ogni dollaro che paghiamo per quel petrolio sporco, e dico sporco perché ora lo vediamo, il petrolio è legato alla guerra, ma in molti altri paesi ci sono legami con la corruzione. Ogni dollaro pagato per il petrolio e il gas è un dollaro che svanisce, che va fuori dal paese, quando invece potrebbero essere soldi da reinvestire a livello locale, nazionale, per le energie pulite. La ministra del Costa Rica ha ragione. In Europa un terzo del gas che consumiamo viene dalla Russia e lo utilizziamo non solo per produrre energia, ma per riscaldare le case e in cucina. Eppure la ricerca non ha dubbi, con le fonti rinnovabili potremmo alimentare tutto il continente. Abbiamo fatto dei calcoli basandoci sul consumo energetico del 2018 per l'intera Unione Europea, che è circa 21.000 terawattora, e questo corrisponde praticamente a coprire la Sicilia, la Sardegna e metà della Puglia di pannelli fotovoltaici. Per tutta l'Europa. I pannelli fotovoltaici possono essere, per esempio, distribuiti o installati in tutte le superfici che sono già utilizzate. Parliamo, non so, linee ferroviarie, autostrade, stazioni di servizio, edifici residenziali e pubblici
ed industriali. Ci vuole, diciamo, solamente l'intenzione di farlo, diciamo. Stefano Passerini è vice direttore dell'Helmholtz Institute Ulm in Germania ed è convinto che l'Europa possa diventare indipendente a livello energetico con le rinnovabili. Diventerebbe indipendente, oltretutto sarebbe una fonte di energia molto delocalizzata, quindi diciamo difficilmente attaccabile, no? Diciamo, una centrale nucleare può essere conquistata, siamo diventati tutti molto esperti su questo, purtroppo sempre a causa di quello che è successo in Ucraina. Conquistare migliaia di chilometri quadrati di pannelli fotovoltaici è ben altra cosa, potrebbe essere anche molto più sicura. In qualche paese d'Europa l'hanno già capito. In Spagna, nella regione della Estremadura, si trova il più grande impianto fotovoltaico d'Europa, capace di produrre circa 480 megawatt, e tutta l'area è stata convertita alla produzione di energia da fonte solare. Oggi produce 4.000 megawatt, un processo virtuoso iniziato da tempo e che ha portato alla situazione attuale. Sentite cosa ci aveva detto il presidente della regione un anno fa. Intorno al 2016 abbiamo avuto la consapevolezza che i tempi stavano cambiando e ci siamo detti: questa è la nostra opportunità, iniziamo a lavorarci su. Allora abbiamo cominciato a cambiare le leggi per facilitare l'apertura delle società e cambiare le procedure di autorizzazione. E adesso in Estremadura si inaugurano 1.000 megawatt di rinnovabili ogni anno. E un paio di giorni fa ha detto che la regione rappresenta per la prima volta una parte della soluzione di fronte alla crisi e alla guerra scatenata da Putin in Ucraina. Mentre il presidente del Global Solar Council ha detto così a Pablo Castellani: una cosa che abbiamo imparato è che la globalizzazione ha dei limiti. È importante per tutti i paesi avere una riserva strategica di tutto. E nel caso dell'energia, l'energia fotovoltaica, l'energia eolica, le energie rinnovabili hanno un grosso vantaggio. Non dependono di nessun territorio. Da che ha cominciato la rivoluzione industriale è stato fondamentale il controllo dei territori dove si produceva il carbone, dopo dove si produceva il petrolio. Il sole l'abbiamo tutto, il vento l'abbiamo tutti. Che abbiamo bisogno? La tecnologia. Abbiamo bisogno di tecnologia. La tecnologia fotovoltaica è molto semplice. Tutti la possiamo produrre. E in Italia Greenpeace ha in mano un importante studio commissionato all'Institute for Sustainable Future di Sydney che dimostra che dire addio alle fonti fossili in Italia si può. È lo studio Italia 1.5. C'è un'urgenza che è dettata dalla dimostrazione del fatto che purtroppo la dipendenza fossile è legata anche ai conflitti, e questo lo vediamo in questi giorni, ma dall'emergenza climatica che non si è certo fermata con lo scoppio di una guerra in Europa. Greenpeace aveva commissionato uno studio per dimostrare che si può uscire appunto dalle fonti fossili. Che cosa serve? Il nostro studio presenta due scenari, quello più spinto, diciamo quello più ambizioso, è uno scenario che prevede la decarbonizzazione totale dell'economia al 2040. Prevede il raddoppiamento dell'occupazione nel settore con 80.000 posti di lavoro in più da qui al 2030, ma soprattutto un investimento in termini rinnovabili di circa 37 miliardi che verrebbero compensati dalle mancate importazioni del gas fossile. Sono d'accordo i ricercatori? Sono d'accordo gli ambientalisti ed è d'accordo l'industria. Questo è uno dei più grandi impianti di produzione fotovoltaica in Europa. Si trova a Catania ed è della multinazionale dell'energia Enel, il più grande produttore di energia elettrica d'Italia, che ha fatto già la scommessa di utilizzare solamente energia pulita per alimentare i consumi di tutta la Sardegna. In questo momento Enel Italia parla di svolta epocale per passare alle fonti rinnovabili. Ora o mai più. Ora o mai più penso che sia l'affermazione più corretta. Noi stiamo vivendo un momento tragico da un punto di vista umano, un momento drammatico da un punto di vista energetico. In quanto tempo possiamo svincolarci dalle fonti fossili? Possiamo tranquillamente, come Sistema Italia, come Paese, ipotizzare che nell'arco di 3 anni il gas possa diventare del tutto marginale. E chiaramente questo è importante, perché un conto è dipendere dal gas, un conto invece è avere una quota minimale. Che percentuale di energia si può avere da fonti rinnovabili e in quanto tempo?
ma noi potremo arrivare tranquillamente a un 70, 72, 75% di percentuale di generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile nell'arco di tre anni e mezzo. Significa che il nostro sistema Italia è in grado nei prossimi 3 anni di installare 60 giga di potenza tra sole e vento. Con questa guerra, con questa crisi, si è paventato un ritorno al carbone. Non è che rinunciate al progetto di decarbonizzazione? Per Enel no, no e no. Su questo vogliamo essere estremamente chiari. Il nostro obiettivo di spegnere le centrali a carbone entro il 2025 resta e lo porteremo avanti. In Italia parte dell'industria come Enel, ad esempio, dice che in 3 anni possiamo essere indipendenti dal gas russo. È credibile, se prendiamo le giuste misure, coraggiose e agili allo stesso tempo, a mente fredda, possiamo ridurre le importazioni russe e addirittura annullarle. Fatih Birol, direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, monitorando il comportamento russo come esportatore di energia, sentite cosa aveva previsto. Lo scorso ottobre la Russia ha diminuito improvvisamente le forniture di gas all'Europa in un momento in cui gli altri esportatori le aumentavano. Ho detto subito che questa poteva essere una prima indicazione riguardo alle crescenti tensioni tra Russia e Ucraina. E oggi possiamo dire che era tutto pianificato. Questo faceva parte della strategia generale della Russia, perché la Russia voleva assicurarsi di avere una posizione di forza nei confronti dell'Europa. Questo è allora il momento della svolta verso l'energia rinnovabile? Penso che quello che sta succedendo ora in Europa sia l'11 settembre del settore energetico. Siamo a una svolta e dobbiamo decidere quale direzione prendere. E spero andremo verso la direzione di più energie rinnovabili, più idrogeno, più efficienza. Sono energie che ci permettono, da un lato, di ridurre la nostra dipendenza dalla Russia e da altri paesi, ma allo stesso tempo di prepararci per un futuro di energia pulita.